Io ci tenevo a ringraziarvi perché so che molti di voi si sono fatti centinaia di chilometri rinunciando a una giornata di lavoro, a differenza di altri sindacati a cui vengono pagate le gite premio a Roma per non fare una mazza. Quindi io posso riportare un impegno, perché a mettere la maglietta sono buoni tutti, il problema è che la maglietta da sola non serve a molto. Qua c'è una battaglia da fare in Europa, da fare a Roma. Quella che voi state subendo è la miglior dimostrazione, l'ho detto anche stamattina su Rai 3, del fatto che se questa l'Europa, se l'Europa è quella della Bolkestein, meglio soli che male accompagnati, perché i lavoratori italiani, sia del turismo balneare che del commercio ambulante, non hanno bisogno di qualche cretino di Bruxelles perché gli vada a spiegare come si fa il commercio e come si fa turismo. Quindi ce la siamo, fra virgolette, cercata. Noi abbiamo sempre votato contro ovunque abbiamo potuto, però adesso l'emergenza sono i prossimi mesi, sono le prossime settimane, quindi non mi interessa dire avevamo ragione noi, avevano torto gli altri. Qua ci sono migliaia di posti di lavoro in ballo, quindi ritenetemi, e lo ritengano coloro che sono su questo camion, a prescindere dal lavoro, dall'idea politica, dalla città di provenienza, ritenetemi a disposizione per andare a rompere le scatole a qualcuno del governo Renzi perché si muova e faccia qualcosa, perché a questo punto solo il governo può fare qualcosa, solo il governo può. Tutto quello che possono fare i comuni, le regioni, sono panni caldi. O qualcuno all'interno del governo Renzi tira sul dito e io ci vado con lui a Bruxelles, se c'è anche settimana prossima, a dire di questa direttiva sbagliata io me ne fotto, l'Italia se ne fotte, oppure qua salta tutto quanto. Quindi qua non ci sono tavoli, non ci sono discussioni, non ci sono incontri, non ci sono forum istituzionali. O il governo dice no, o rimane come mi dicevano gli amici liguri che ho incontrato sabato, e per carità io ci sarò, ma non vorrei arrivare troppo tardi, ci incateniamo sul mercato, ci incateniamo sulla spiaggia, però lì sarebbe tardi, dobbiamo provare ad arrivare prima, siccome c'è ancora qualche settimana di tempo per evitare l'inevitabile. E siccome lo sapete meglio di me, ci sono altri paesi europei con governi con le palle che dicono io contro i miei cittadini non ci vado e questa direttiva non la applico, semplicemente basterebbe copiare gli altri paesi europei, quindi non occorre fare robe nuove, robe strane. Sono felice che ci sia tanta gente. Il mio piccolo contributo è, avendo annunciato la mia presenza, aver portato qua qualche telecamera, perché se i telegiornali non ne parlano voi non esistete, quindi spero. Lo so Facebook, però sai, va bene Facebook, va bene Twitter, però TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, TG7... Chi parla di direttiva Bolkestein? Io anche stamattina a Rai 3 ho parlato di direttiva Bolkestein, mi guardavano con due occhi così, pensavano fosse un giocatore del Manchester questo Bolkestein. Non avevano capito di che cosa si parlasse, qualcuno pensa che sia una donna, qualcuno pensa... No, è una legge infame fatta su misura di altri contro l'interesse dei lavoratori italiani. E quindi in quanto tale va respinta. Uno può essere balneare, può essere ambulante. L'unica cosa, vi chiedo due cose, e poi ritenetemi a disposizione, non la faccio lunga e ascolto, perché più che parlare e darvi il mio impegno voglio ascoltare. Uno, non dividetevi. Non dividetevi, perché su questo hanno marciato i governi e l'Europa.
un sindacato, due sindacati, tre sindacati, quattro sindacati. Questo vale sia per gli ambulanti che per i balneari. Se non avete una voce che porta avanti le vostre richieste, ma ne avete 3, 4, 5, 6 e magari qualcuno di questi si fa comprare per 2 lire da qualcuno a Bruxelles o da qualcuno a Roma, la partita è persa. Quindi scegliete una sola voce da cui farvi rappresentare, perché io ne ho incontrati troppi di associazioni di categoria in agricoltura, nell'industria, nel lavoro, che prendevano le tessere dei loro iscritti e poi le svendevano sul primo tavolo ministeriale per portare a casa la poltrona loro e fottersene di quelli che gli pagavano la tessera sindacale. E quindi scegliete una voce, non mi interessa chi è da questa voce, fatevi rappresentare. Due, non ve lo devo ricordare, quello che non abbiamo è il tempo. Io personalmente ho partecipato a decine di tavoli sulla Bolkestein a Bruxelles, a Milano, a Roma, a Strasburgo, passavano ministri, viceministri, sottoministri, sottoscarpe dei ministri, faremo, valuteremo, se volete, ovviamente nel rispetto della democrazia, della pulizia, dell'ordine pubblico, perché io sono convinto che questa piazza oggi pomeriggio, quando i lavoratori del commercio la lasceranno, sarà più pulita di come l'hanno trovata stamattina, quindi non c'è bisogno di avere polizia e carabinieri a controllare. Però la prossima volta, se non avete risposte, andiamo sotto Palazzo Chigi, andiamo sotto il Ministero e non ci muoviamo più, perché io temo che ormai il tempo sia poco, poco, poco. E quindi, se volete anche oggi, per quello che io non ho... Non ho paura di niente, di nessuno. Io sono a vostra disposizione, decidete voi cosa bisogna fare, sappiate che io sono in mezzo a voi, quindi quello che volete, dove volete e quanto volete. Detto questo, finché avrò voce dirò prima gli italiani e prima il lavoro degli italiani. Grazie a tutti, in bocca al lupo, e proviamo a vincere questa battaglia. La Lega c'è.